Sindaco Albertini, targhe alterne, domeniche a piedi, insomma, mai come in questi giorni è stata forte la polemica sulla qualità dell'aria a Milano, ma davvero viviamo in una camera a gas? Una situazione di inquinamento più intensa che in anni precedenti lo si coglie soprattutto perché gli indici di misurazione sono più precisi e soprattutto sono predisposti, cosa che non avveniva in anni non troppo lontani. Ma poi va anche detto che questi parametri sono cambiati e sono cambiati verso indicazioni più severe. Se il medico ci dice che la soglia, diciamo, critica per il rischio cardiovascolare del nostro colesterolo passa da 250 a 200 e poi da 200 a 150, non è che siamo più malati, dobbiamo essere solo più attenti per essere in condizioni migliori, e questo è quello che sta accadendo nel nostro territorio. Comunque l'area di Milano è inquinata. Non solo l'area di Milano, anzi l'area della pianura padana, un enorme pentolone che si estende da Torino fino a Mestre e oltre, i cui bordi sono le Alpi a nord e gli Appennini a sud, con pochissima movimentazione di aria e con un coperchio che è dato dalla bassa pressione permanente che tiene a livello suolo le polveri sottili e tutti gli altri inquinanti che sono prodotti da una concentrazione di abitanti corrispondente a 18 milioni e oltre e alla concentrazione di attività produttive unica in Italia. Aggiungiamo il traffico veicolare, 5,5 milioni di immatricolazioni soltanto per la Lombardia. Una concentrazione che a Milano assume poi i connotati del record, nel senso che ogni giorno 800-900.000 veicoli la raggiungono per le varie finalità in cui una città è attrattiva, dallo studio al lavoro, alle attività commerciali, ai trasporti. Sono quindi quasi 3 milioni gli abitanti di giorno di Milano, la stessa concentrazione di Hong Kong, 20.000 abitanti per chilometro quadrato, e questo evidentemente induce a un inquinamento a tutti i livelli che è maggiore che in altri luoghi. E la soluzione qual è? Come se ne esce? La soluzione è certamente quella di controllare tutte le emissioni, non solo quelle da autotrazione e le altre fonti, compresi i riscaldamenti che sono spesso ignorati ma che contribuiscono nella misura del 40% all'inquinamento, e poi di investire in quei trasporti pubblici che sono non inquinanti, in particolare le linee di metropolitana, cosa che noi abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare, ma va detto che un chilometro di metropolitana e senza i costi aggiuntivi di Tangentopoli costa da 60 a 70 milioni di euro e occorrono anni per realizzarlo. Il record del nostro mandato sarà la metropolitana fino a Ropero della linea 1 che viene fatta in 40 mesi, ma credo che sia un caso unico al mondo. Ma voi siete al governo della città da 7 anni, cosa è stato fatto in questi 7 anni? Beh, intanto è proprio quello che le ho detto, cioè sono stati prolungati tutti i percorsi delle 3 linee di metropolitana esistenti. Oltre a Ropero, nelle prossime settimane inaugureremo un'altra stazione della linea 2 fino ad Abbiategrasso, poi abbiamo avviato i progetti definitivi che saranno presto cantieri della linea 4 che collegherà Lorenteggio a Linate, la linea 5 Garibaldi Monza Bettola, poi il passante ferroviario, sono 8 stazioni di una vera e propria metropolitana in cui passano i treni, quindi mezzi più capienti delle normali vetture di una metropolitana ordinaria e che era fermo dall'83. 62.000 parcheggi sotterranei sono placche di colesterolo, per seguire l'esempio che abbiamo adottato poco fa, che scompaiono dalle arterie delle strade e vanno sottoterra fluidificando il traffico. E poi un progetto molto ambizioso di cui siamo molto orgogliosi è la semaforizzazione intelligente che è implementata al 60% e che entro il 2006 completerà il suo percorso realizzativo, costa 192 milioni di euro, in parte finanziati anche dalla Comunità Europea per 8 milioni. Tenete conto che la Comunità Europea è molto rigorosa nel distribuire i propri fondi e lo dà solo a progetti di qualità. Permetterà
di utilizzare il tempo, visto che lo spazio è limitato, e fluidificare il traffico conoscendone i percorsi in anticipo e quindi mettendo in condizione i vari flussi di percorrere le strade più libere e di evitare quelle ingorgate. Ma in questi 7 anni dell'area di Milano cosa è successo? Guardi, è una cosa singolare. In questi giorni ho cercato di raccontarlo a tutti i livelli e spero che Tele Lombardia, caso unico, mi possa far rendere giustizia della qualità dell'aria. Questo è il dato dell'ARPA, non è del sindaco di Milano che, come tutti i politici o i ritenuti tali, deve dire che tutto va bene. Si dice piove, governo ladro, e il governo potrebbe dire c'è il sole, governo onesto. Ecco, allora questi sono dati dell'ARPA. Non credo di doverli commentare io. Tutti gli inquinanti sono scesi in 7 anni dal 48% dell'ossido di carbonio, credo, ha un minimo del 12,2% per le famigerate polveri sottili. In altri termini, noi viviamo in un'area migliore di quella di 7 anni fa, ma siccome la Comunità Europea ha reso più severe le norme, pensiamo di essere in una camera gas. Però c'è un altro rapporto, Sindaco, il rapporto MISA 2, secondo il quale quest'area provoca centinaia di morti ogni anno. Beh, intanto sono stime e, come tutte le statistiche, vanno lette con attenzione. Dove c'è un dato probabile non c'è la certezza, ma anche qui mi soccorre l'ASL e vorrei che anche questo elemento fosse raccontato. L'indice di mortalità da inquinamento è verticalmente crollata dal 98 a oggi. Non devo dirlo io, per favore inquadrate questi dati. Lei però ha respinto ancora una volta e con una certa durezza una proposta, in particolare dell'opposizione, la proposta di chiudere il centro storico al traffico. Sì, lo trovo un'assurdità. Il sindaco di Torino, di centrosinistra, ha ribadito quello che tutti ammettiamo. La sua città oltretutto ha raggiunto prima la soglia di illegittimità che non la nostra. È l'intera pianura padana che va considerata. I nostri consiglieri comunali di opposizione e purtroppo anche 4 della maggioranza che inspiegabilmente si sono astenuti considerano che il centro di Milano sia una sorta di cupola di plessiglass in cui si può fare di tutto, privilegiare gli abitanti chiudendo al traffico e non essendo disturbati dal movimento delle auto e poi creare una barriera ideale per cui l'aria non si sposta e quindi quello che avviene magari con maggiori concentrazioni a poche centinaia di metri clamorosamente può preservare gli abitanti del centro. Non credo che debba commentarlo in altro modo che con questa spiegazione così palmare e semplice. Bene, sindaco, comunque contiamo tutti di respirare meglio e ci vediamo la prossima volta. Respiriamo meglio, ma vogliamo respirare ancora meglio. Alla prossima volta.